Io credo che l'Energy Performance Contract sia uno strumento fondamentale per attuare quei 2 miliardi di investimento che riguardano l'edilizia scolastica e l'edilizia giudiziaria, sicuramente utilizzabili anche per la parte di sisma bonus ed eco bonus. È utilizzabile, ma sta passando dire, siccome quello è un credito di imposta cedibile e quindi immediatamente cascizzabile, scusatemi il brutto termine, in qualche maniera il minor bisogno di finanza per la pubblica amministrazione, per esempio per l'edilizia popolare, farà sì che la durata del contratto di concessione dovrà essere molto più breve, perché non ci sarà bisogno di tanto tempo per ripagare gli investimenti. Con questo strumento si riuscirà a trasferire il rischio operativo al privato, prendendone sia la finanza, quando sarà necessario, che le competenze. C'è una risposta che volevo dare al dottor Sapata, che aveva parlato di una mancanza di sinergia tra transizione digitale e aspetti di transizione ecologica. Allora, il PNRR ha tra i suoi legati una serie di documenti tecnici che si scambiano solo appunto gli Stati membri e la Commissione, senza che questi poi divengano di dominio pubblico, per questioni professionali sono venuto ad averne, in particolare proprio sulla missione 2. Allora, tutti questi allegati tecnici hanno una scheda che serve in Europa per darci la bollinatura sì o no sul nostro PNRR, che rispondono a questa domanda: in che misura questo investimento risponde all'obiettivo di transizione ecologica? 100%, 50%, 20%. Ora, tutti gli investimenti che si trovano nella Mission 2 rispondono al 100%. La seconda parte della domanda è in che misura gli stessi investimenti rispondono all'obiettivo di transizione digitale. E la risposta è sempre 0%, eccezione fatta per un 40% delle smart grids, che sono molto importanti, le citate anche più sulla parte di rete. Ora, io credo che la risposta sia errata. Vedendo nel dettaglio gli investimenti che sono oggetto della Mission 2, eccezione fatta per la creazione di una ciclabile o l'acquisto di autobus elettrici, non si può non vedere come questi investimenti abbiano intrinseco bisogno della componente digitale per essere attuati. L'agrivoltaico non può funzionare perché c'è un imprenditore agricolo che ha la volontà di mettere i pannelli in mezzo al campo, servirà un sistema intelligente di gestione dello stesso, così per la mobilità sostenibile, quando si parla di flussi di persone e le loro transizioni urbane ed extraurbane, avranno bisogno di una cabina di regia che prende i dati, un sistema di big data analytics, intelligenza artificiale e alla fine la decisione di cosa fare. Questo vale anche per le smart grids e vale anche per l'efficientamento energetico, nel senso che un sistema particolarmente complesso di efficientamento energetico non può non essere gestito tramite un sistema di telegestione, che è un sistema che, nel caso più sofisticato, può usare dei sistemi di rete neurale tali da verificare i comportamenti della popolazione che abita l'edificio oggetto di ristrutturazione, dà un feedback che consente all'operatore di gestire adeguatamente quelli che sono le accensioni, gli spengimenti, le temperature. Quindi, insomma, per sintetizzare e chiudere, io credo che la componente digitale sia intrinsecamente collegata alla componente ecologica, anche se probabilmente con molta ragione si nota che manca una sinergia esplicitata tra questi tipi di obiettivi. Grazie.